Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video del vostro amico Abelenami di quartiere. Quest'oggi, come potete notare ovviamente dal titolo, vi presento 4 fumetti che tutti dovreste leggere. Non si parla solo di fumetti supereroistici, si parla proprio di fumetti all'americana, quindi del comics, che in generale vi consiglio e vi invito a seguire perché rappresentano comunque un punto cardine della narrativa a fumetti. Vi faccio presente comunque che sotto in descrizione trovate il mio Linktree, ovvero praticamente l'albero di tutti i miei social, quindi mi potete seguire ovunque. È presente anche il canale gruppo Telegram ufficiale per poter rimanere comunque in compagnia della community e sapere quando escono tutti i video. Iniziamo subito con il primo fumetto. Questo è un fumetto a cui tengo davvero tanto, sia per l'autore sia perché comunque tratta di nuovo l'argomento di supereroi, però in maniera diversa. Diciamo che riesce a scomporre l'argomento supereroistico e proponendolo in una maniera molto più realistica, più urbana, quindi staccandosi dalla Marvel e dalla DC per proporre qualcosa di molto più terra terra e di una vita come andrebbe veramente vissuta, come guardare letteralmente fuori dalla propria finestra e vedere questi eroi. Questo è proprio uno dei fumetti che rientrerebbe per me in una personale top 10 di fumetti mondiali che io preferisco. È stato anche uno di quelli che ha trovato anche una trasposizione cinematografica di altissimo livello. E onestamente anche il film, per quanto non sia ovviamente un cinefilo, in realtà è un film che ho apprezzato davvero tanto nell'interezza proprio della storia del fumetto. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere effettivamente di cosa parlo, sennò queste sono vuote ciance. Parliamo appunto di Kick-Ass di Mark Millar e Joe Romita Jr. Per quanto Joe Romita Jr. ormai è già negli anni 2000, quindi il suo stile diventa tutto quadrettoso, mentre invece negli anni 80 e 90 spaccava di brutto. Qui appunto il disegno, diciamo, calca un po' troppo la mano su quello stile. Ma la storia di Dave Levzinski è così ben raccontata da Mark Millar che fa ovviamente soprassedere, sorvolare sul disegno di Joe Romita Jr. E ovviamente non è tanto un fatto che sia un disegno particolarmente carente, ma proprio il fatto che appunto risulta tutto un po' troppo omogeneo. Ma la storia è davvero spettacolare. Questo è proprio uno dei fumetti che dovreste leggere se siete appassionati nel mondo dei supereroi. Non solo come potrebbe fare appunto un buon Watchmen, questo appunto interpreta il mondo supereroistico così come dovrebbe essere nella vita vera. Problemi di scuola, problemi di gioventù, problemi di cuore, ma soprattutto di un ragazzo che non ha nessun talento, si fa massacrare di botte, ma vuole aiutare le persone. Una storia che appunto dovreste leggere. Adesso rientriamo a bomba nell'argomento supereroi classico, quindi Marvel e DC. In particolar modo questa qui, oltre che uno dei miei autori preferiti di sempre, dell'argomento appunto comics americani, in particolare dei supereroi, parliamo proprio del mio fumetto preferito e del personaggio in questione. Quello che vado a mostrarvi infatti è Batman Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, grandissima opera di metà anni 80 che appunto caratterizza in maniera peculiare uno dei miei autori preferiti, ovvero Frank Miller, e ovviamente anche uno dei miei personaggi preferiti nel mondo dei supereroi, Batman. Questa non solo è la mia storia preferita di Batman, è proprio il senso stesso di creare una terra alternativa, dopo che comunque Frank Miller era stato già partecipe del personaggio di Batman, perché l'aveva rilanciato con la storia Batman anno 1, che ad oggi dovrete assolutamente leggere, perché ancora ad oggi, oltre che essere una bellissima storia scritta da Frank Miller, ad oggi raffigura proprio come le origini canoniche del personaggio dopo 40 anni. È appunto Il Ritorno del Cavaliere Oscuro che prende una strada trasversale, presentando una terra alternativa in futuri ipotetico del personaggio, e lo rende così realistico e così ben concepito che ad oggi ancora è un capolavoro. È un capolavoro soprattutto senza tempo, è indiscutibile, della narrativa a fumetti, perché il modo con cui utilizza i media, i giornali, ma soprattutto far vedere anche Superman così assuefatto purtroppo per lui dalla politica americana, vedere la disgregazione di tutti gli eroi, è qualcosa di veramente unico che onestamente appunto dovreste proprio leggere. Rimaniamo sempre nell'ambito superistico, questa volta dalla DC passiamo alla Marvel. Uno dei miei personaggi preferiti, che ho sempre comunque raccontato di buon cuore e portato sul palmo di una mano, è Spider-Man. A quello che vi vado a mostrare probabilmente ancora ad oggi è la mia storia preferita di Spider-Man, ma nonostante questo è anche una delle storie più cruenti e più emotive, ovvero L'ultima caccia di Kraven. È comunque una bellissima pubblicazione non solo per il remake della cover appunto di Spider-Man, ma perché all'interno presenta anche la storia bonus, che purtroppo ad oggi non è stata rifatta ad esempio nell'integrale o in altre pubblicazioni sempre L'ultima caccia di Kraven, perché ad oggi comunque rimane la storia preferita di Spider-Man. Oltre ad essere super dark e super cruenta, presenta proprio uno dei miei periodi fumettistici preferiti del personaggio, ovvero quello degli anni 80, e non solo ha categorizzato la mia grande passione fumettistica a livello mondiale, perché io il decennio anni 80 probabilmente è il mio preferito in assoluto con quello degli anni 2000, e non solo per questo, ma perché presenta Kraven il cacciatore, che è appunto uno dei miei villain preferiti di Spider-Man, e poi ovviamente perché è presente la saga ancora del costume alieno, quindi il fatto di avere il costume in realtà è molto peculiare e caratteristica della storia. È una storia che assolutamente dovreste leggere se siete fan del personaggio. Oh, e finalmente ci stacchiamo un po' dall'argomento dei supereroi. Tranquilli, non faccio la gag dove
appunto un altro fumetto di superi tranquilli per questo video sono finiti in questo momento. Infatti quello che vi vado a far vedere è un altro dei miei autori preferiti a livello generalistico, che soprattutto ha lavorato tanto a un antieroe che apprezzo davvero tanto, ovvero Punisher, anche se una storia comunque relativamente vecchia, perché parliamo della fine degli anni 90, che ha caratterizzato in maniera peculiare la carriera di questo grandissimo autore, che è totalmente fuori di testa e quindi probabilmente qualcuno ha già capito di chi parlo, appunto Preacher di Garth Ennis, disegnato da Steve Dillon. Opera veramente super blasfema e onestamente non accentuerei troppo perché potrebbe esserci dei problemi nel raccontarla, però è davvero una bellissima storia, anche se la mia opera preferita di Garth Ennis è The Boys. A parte la serie TV, lasciate stare, comunque il fumetto è veramente un capolavoro. Anche Preacher ovviamente è una bellissima storia che vi consiglio di seguire, anche perché Steve Dillon era proprio anche all'apice del suo stile grafico, del suo stile di disegno. E qui appunto Garth Ennis si è fatto proprio conoscere per questo stile perverso, malato e ovviamente blasfemo proprio per Preacher. Ma perché proprio Garth Ennis in questo periodo, quando aveva scritto Preacher appunto, si era messo contro tutti gli editori, anche Marvel e DC. Non volevano affidargli nessun personaggio, solo dopo si erano convinti che in realtà Preacher nascondeva qualcosa del meccanismo fumettistico davvero geniale. Infatti dopo ritornò alla Marvel con Punisher, ha scritto il Punisher più figo di tutti i tempi. Quindi anche questo ve lo consiglio da leggere perché è veramente importante. Oggi un video davvero ricco di contenuti, cose ovviamente da sapere, soprattutto da spulciare, e spero che ovviamente siano degli ottimi inviti per seguire la narrativa fumetti in una maniera un po' diversa dal solito. Quindi come al solito, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, commentate e fatemi sapere se avete letto o meno questi fumetti che vi ho presentato, se magari arriverete a leggerli. E come al solito ci sentiamo ad un prossimo video dal vostro amichevole Nem di quartiere.